Buongiorno amiche e amici, bentornati a Suona la Sveglia, inizia il make-up e soprattutto iniziamo con un po' di video e make-up halloweenosi. Oggi ispirazione halloweenesca in questo video. La parola di oggi è argomenti delicati. Quali sono quegli argomenti delicati che vi mettono un po' di inquietudine? A me sicuramente sono per me argomenti delicati quando si parla, per esempio, di cose che mi fanno paura, lo sapete, no? Robe un pochino dei brividi, oppure anche robe legate a quando ero piccola, al mio passato, mi mettono un po' di inquietudine, un po' di tristezza e sicuramente mi mette un sacco di ansia tutte quelle i film, per esempio, dell'orrore, tutte le robe così un pochino paurose, a me me ne mettono tantissima. Fatemi sapere quale argomento per voi è super mega delicato e spero che apprezzerete i make-up dedicati ad Halloween. Fatemi sapere se questo make-up di oggi, di ispirazione un po' halloweenesca, vi piacerà. Io oggi avevo tantissimo l'ispirazione di Halloween, di tantissime varie cose un po' dedicate ai fantasmi, ai vampiri, dedicate alle zucche di Halloween, un po' in generale alle streghette, quindi tutto quel mondo un pochino così paurosetto. Quindi oggi inizieremo col primo make-up di ispirazione Halloween e spero veramente che vi piacerà. Come sempre io ce la metterò tutta, soprattutto a cercare di divertirmi assieme a voi. Proveremo dei prodotti nuovi, proveremo dei prodotti che abbiamo anche già usato e quindi vedremo un po' che mix salterà fuori e soprattutto speriamo che verrà fuori un bel make-up che possiamo utilizzare anche ad Halloween. Come sempre abbiamo fatto la nostra skincare, abbiamo applicato tutti i nostri prodottini idratanti e oggi applichiamo anche un olio super super confortevole, un olio viso. E quindi benissimo, siamo pronti e gini, pini, brufolini e le occhiaie da pandina. Oggi le contrastiamo con due splendidi prodotti, il My Skin Tone di Bella Oggi, No Transfer con SPF 15, un fondotinta universale Long Wear in colorazione 20N Vanilla Rose. Il correttore invece è di Revlon Color Stay, un full coverage concealer in colorazione 015 Light. Molto carino, super coprente. Lo sfumiamo come sempre con un pennellino per fondotinta. E ora fissiamo la nostra base con una cipria di Essence, è la Mosaic Compact Powder in colorazione 01 Sun Kissed Beauty. Super super carina, il prodotto combo blush di oggi è di Naio Leari e utilizziamo lo Space Attraction Blush in colorazione 01 Ambra Rosata più insieme l'illuminante Shine Bright Sparkling Top Coat di Pupa. Super carina questa combo e soprattutto super luminosa. Il prodotto molto molto idratante di oggi è di Tinta Unita ed è questo meraviglioso lip balm all'albicocca. Mi piace tantissimo, è super delicato e anche molto profumato e lo utilizziamo come sempre in combo col Volume Boost di Bella Oggi, il balsamo labbra rimpolpante che mi piace tantissimo. Strega, comanda, color, personaggi, le Powerpuff Girl, super carine, le super chicche. Questa è Blossom, è molto molto carina, vedete che ha l'occhialetto da posizionare nella pack esterno che è appunto metallico e quindi calamitato. Abbiamo anche questi bellissimi illuminanti che abbiamo unboxato ieri pomeriggio, uno per ogni Powerpuff Girl. Vediamo se riusciremo a utilizzarne qualcuno, se no lo utilizzeremo la prossima volta. L'illuminante sono molto molto carini. Come sempre applichiamo il nostro amico scotch di carta e oggi andiamo di arancione come i capelli della nostra amata Blossom, la Powerpuff, molto carina, e anche il color zucca, quindi mi piace un sacco utilizzare questo colore perché mi fa venire in mente un sacco l'ispirazione di Halloween.
Infatti la nostra amica Blossom ha proprio i colori nei capelli, un po' di Halloween, perché ha i capelli super arancioni, molto molto carina. All'interno, nell'angolo, applichiamo questo color bordo scuro che secondo me renderà molto halloweenoso il nostro make-up. Fatemi sapere se la versione con la musichetta, in questo caso una musichetta un po' paurosa, un po' dedicata ad Halloween, vi piacerà. Io spero di sì. A me piace tantissimo l'idea di mettere la musichetta. Sono super curiosa di sapere voi cosa ne penserete di questa versione di video con la musica. Io lo trovo molto molto carino, soprattutto per festeggiare appunto Halloween. Abbiamo già creato il make up del primo occhio e ora procediamo col secondo. Ho applicato anche un bel po' di eyeliner, visto che è dedicato ad Halloween possiamo esagerare. Sapete che a me piacciono tantissimo i make-up extra, quindi con questo io tranquillamente ci andrò oggi anche a fare la spesa. Lo terrò su comunque tutto il giorno e lo trovo molto molto carino, ma sono curiosa di sapere se a voi piacerà e se magari prenderete appunto ispirazione per rifarlo per Halloween. Adesso con il sventaglietto, col pennellino a ventaglio, ho eliminato il fallout. Applico un po' di questo color bordeaux nella parte inferiore degli occhi. E il mascara di oggi è molto carino perché nel pack è nero e arancione ed è di Essence, il Lash Prince, che dà tanto tanto volume alle nostre ciglia. Dà un effetto veramente molto molto bello. Io direi che già così, come ispirazione di Halloween, questo make-up mi piace tantissimo, lo trovo molto carino e soprattutto lo trovo molto intenso. Oggi proviamo a utilizzare una matita, che questa è una matita occhi e labbra di Lady Venezia che abbiamo unboxato l'altro giorno. Devo dire che scrive molto bene, abbiamo ovviamente tolto il lip balm che avevamo applicato prima per idratare le labbra. E ora proviamo a sfumare la matita nera con questo bellissimo matitone di Revlon Color Bust, penso che si chiami così. È un balm stain molto carino in colorazione 040 e guardate che carino l'effetto. Applichiamo uno stickers a forma di zucca e direi che il gioco è fatto. Ve lo faccio vedere bene da vicino. Lo stickers lo trovo molto molto carino, mi sono divertita tantissimo a giocare insieme a voi. Fatemi sapere se questo make-up vi piace. La parola segreta di oggi è zucca arancione e l'emoji della zucca sarebbe molto molto carina per il video di oggi. Io ora cerco di fare qualche faccia paurosa, ma non ci riesco assolutamente perché mi viene troppo da ridere. Amiche e amici miei, io sono molto felice di aver giocato con voi. Come sempre vi mando un bacio grande grande grande, ci vediamo nel video del pomeriggio e ci sentiamo nei commenti. Buona giornata, fate le brave e i bravi e abbiate sempre cura di voi e soprattutto allenatevi a fare i make-up per Halloween.